tutti. E, beh, insomma, quanto descritto da Lobinà e quanto raccontato da Lugarelli ci conforta rispetto al un quadro generale di riferimento che, a differenza di quanto ci raccontano, tende a viaggiare su una direzione di ripubblicizzazione e su quelli che sono l'esistenza di fondamenti legislativi certi che permettono, non solo diciamo sia alla legge regionale, alla proposta di legge regionale del Lazio, ma anche a quella degli altri, delle altre cinque regioni che si sono associate in questa direzione di attuazione, di necessità di attuazione della volontà referendaria, che ovviamente non ha trovato a livello nazionale la risposta conseguente di un quadro legislativo che recepisse questi elementi, ma tutt'altro, insomma, la direzione la conosciamo qual è stata, e sulla Corte Costituzionale è riuscita con le due sentenze a frenare invece quello che è stato una volontà che andava all'opposto rispetto a quello straordinario risultato popolare che tutti abbiamo vissuto. Per cui mi pare che gli elementi ci siano tutti, il ripubblicizzare si può, ripubblicizzare si deve, è qualcosa che non ha più bisogno di ulteriori elementi. Gli elementi esistono, gli elementi ci sono, elementi legislativi, quadro europeo di riferimento, come si stanno muovendo le grandi città, come si stanno muovendo le realtà, ma soprattutto come si stanno muovendo all'interno delle comunità quelle consapevolezze che il referendum in qualche modo ha prodotto. Quelle consapevolezze che sono prodotto di una sinergia tra governi locali, tra cittadini consapevoli, tra associazioni, movimenti che di fronte prima alla legge di iniziativa popolare, poi al referendum sono riusciti a trattare l'argomento in maniera trasversale. E questo dovrebbe in qualche modo aiutarci anche nel percorso di attuazione della proposta di legge regionale. La trasversalità è un elemento che esiste anche nella presentazione della proposta di legge, perché ci sono governi locali di diversa estrazione che approvano la legge di ripubblicizzazione e ritrovare quel rapporto che all'interno delle comunità ha messo insieme governi locali che proprio di fronte ai beni comuni hanno ritrovato anche diciamo, nella partecipazione e nella cessione di sovranità un nuovo elemento di condivisione e un nuovo elemento di costruzione di nuove comunità consapevoli e con una volontà ben precisa di essere partecipi dei processi di governo. È evidente che il fatto che la legge regionale sia stata dal Presidente assegnata alla Commissione, perché questo è il percorso che sono iniziate le audizioni e che presto sarà calendarizzata la discussione, non può essere questo percorso lasciato a se stessi. E tutte quelle realtà, tutte quelle sensibilità che in qualche modo hanno prodotto prima la legge di iniziativa popolare, poi i quesiti referendari, poi il risultato del referendum e conseguentemente la resistenza al tentativo di annullare quel risultato referendario e oggi la costruzione attraverso dei referendum che come giustamente ricordava Simone hanno carattere propositivo e non solamente abrogativo, bisogna rimetterli insieme per ridare forza dal basso e per accompagnare questa discussione all'interno della commissione regionale. Io ritengo che senza di questo i rischi sono di duplice natura. Uno, quello di un allentamento, non dico rallentamento perché ci sono dei tempi stabiliti dalla legge fortunatamente, ma di un allentamento dell'attenzione rispetto a questa vicenda. L'altra, una debolezza nel momento in cui
dovessimo affrontare la vicenda referendum, perché è chiaro che se noi non seguiremo con attenzione il processo di analisi, di discussione all'interno della Commissione, e non lo faremo con una costante costruzione anche all'interno dei governi locali, all'interno delle comunità, noi rischiamo di arrivare al referendum con questa risponenza che potrebbe anche procurarci qualche dispiacere nel risultato referendario, che non ci possiamo certo permettere, perché è chiaro che significherebbe per noi una sconfitta insanabile, questo ce lo dobbiamo dire, no? Siamo fiduciosi, sappiamo quale sensibilità, conosciamo tutto, ma bisogna fare estrema attenzione, perché se noi non ritroviamo quello spirito e quella modalità che ha permesso quello straordinario risultato referendario anche in questa occasione, se noi non ci riappropriamo di quelle consapevolezze, di quelle sensibilità, rischiamo ovviamente di perdere una grande opportunità che è data proprio dall'aspetto della legge, che oggi è una legge propositiva. Allora, per entrare un po' nel merito specifico, direi anche strategico, diciamocelo, insomma, all'interno degli ATO, che sono i luoghi di discussione, insomma, in qualche modo i luoghi di decisione, dove i governi locali con i loro rappresentanti si esprimono, sono iniziate le discussioni. E abbiamo visto anche quanto sia forte il tentativo, sia forte e, diciamocelo, anche efficace, il tentativo di frenare, di condizionare attraverso varie forme le decisioni che vanno verso la pubblicizzazione. Anche questa è un'ulteriore consapevolezza che noi dobbiamo avere e con la quale dobbiamo fare, con la quale dobbiamo fare i conti. Dall'altra parte però ci sono degli amministratori che hanno chiarezza rispetto al problema, che conoscono perfettamente quali sono stati e quali sono i risultati di una gestione privatistica e privata dell'acqua, con alleati i cittadini che hanno subito ancor più degli amministratori e si sono organizzati anche con vertenze locali molto forti rispetto a quello che ha prodotto la gestione privatistica dell'acqua, e dunque dentro queste dinamiche noi dobbiamo esserci soprattutto per determinare quelle condizioni di tranquillità necessarie per far decidere un amministratore di alzare la mano rispetto a una decisione che va verso la ripubblicizzazione. Opportuno l'incontro di questa sera, sicuramente decisive le parole, l'analisi di Alberto Lucarelli, ma è chiaro che noi dobbiamo, forse anche da un punto di vista organizzativo, mettere in piedi, funziona molto bene, esistono delle competenze, il forum sta lavorando in maniera eccezionale, ma se capiamo che alcuni elementi sono elementi di debolezza, dobbiamo forse rafforzare la risposta rispetto a questi eventuali debolezze che potrebbero in qualche modo indebolire la proposta. Certo, c'è una fiducia diffusa, ma soprattutto un desiderio diffuso, perché le persone, i cittadini, gli abitanti hanno consapevolmente deciso che il governo dell'acqua non può che essere pubblico e partecipato. Questo è chiaro, ma è una consapevolezza di cui ormai si sono appropriate intere comunità. Non disperdiamo questo patrimonio, cerchiamo di connetterlo in maniera orizzontale, perché a volte è un contributo molto forte quello del vicino di casa, che può aiutarti ad affrontare un momento di difficoltà, è comunque un momento difficile. E d'altro canto anche in maniera verticale avere la possibilità di rispondere in maniera efficace a quelli che sono i tanti elementi di carattere giuridico che vengono sollevati spesso in maniera inappropriata, ma che trovano l'amministratore non pronto
a rispondere a queste sollecitazioni. A me pare che il discorso di questa sera stia andando in quella direzione, e se, come sempre abbiamo fatto, questi incontri hanno soprattutto carattere di base organizzativa, mi pare che ci sia anche la risposta per questi dubbi, per queste perplessità che ho sollevato. Grazie.